grazie. A questo punto abbiamo fatto il cappello di paglia di Firenze. Io ogni tanto vengo a vedere perché non mi ricordo mica tutto per bene, ho bisogno di leggere. Ma ora vorrei chiamare un personaggio che sta avendo un successo enorme qui con noi. La prima volta che lo presentai, mi ricordo tanto tempo fa, che sono già passate qualche svariate settimane. Amici, Giorgio Panariello, eccolo qua. Grazie, buonasera. Buonasera, grazie mille. È il re degli imitatori, Giorgio. Perché... Non esageriamo. No, dalla presentazione d'acciso sembrava che fossi la prima volta che lo presentai, mi ricordo, nel 1950. No. Se ben ricordi, quando dovevo presentarti la prima volta, non mi veniva il nome. L'incertezza. Ti ricordi l'incertezza? So. Anche a me. Invece Giorgio adesso è diventato di famiglia con noi, che siamo tutta una famiglia qua, al Caffè Paskowski. Vedi, il Caffè Paskowski ha questa forza di far diventare gli artisti tutti camerieri. Famiglia. Questo è importante, perché se uno dice come artista non siete, c'è posto come cameriere. Non è mica, è un lavoro, certo, non un altro. Certo. Alla brutta ipotesi Piero ci darà una mano, ci metterà a sgobbare qua, a lavorare. Con una puntina, ma noi siamo ben lieti. Allora io ti lascio. Ti ringrazio. Ciao, Giorgio. Anche io do la buonasera a tutti coloro che magari sono venuti per la prima volta ad assistere a questa trasmissione. Ho notato una cosa, noi conosciamo Narciso Parigi come un grande cantante, no? Che ha avuto dei grandi trascorsi e che ha anche dei trascorsi recentissimi, insomma, anche in questa trasmissione naturalmente non farà altro che accrescere la sua fama. Io volevo appunto parlare di Narciso Parigi come presentatore, perché io ancora non sono riuscito a imitare la tua voce, Narciso, perché mi avevo detto ancora è presto, vediamo, faremo anche qualche signori nella pace, cercheremo di fare qualche... Oddio, che è pianoforte parte qua, scusate, non volevo... Però volevo accentuare, perché tutti i presentatori hanno delle caratteristiche che noi imitatori cogliamo, no? Per esempio, se noi andiamo a vedere presentatori come Corrado, che è un presentatore che io già ho presentato e vorrei appunto riproporre, Corrado, che è un presentatore ormai attempato, vero signor Corrado? Lei è attempato, sappiamo che... No, mi è piaciuto il discorso del presentatore, ma non mi è andato tanto bene il fatto dell'attempato, scusa, date pazienza, perché non volevo, non volevo appunto andare in questi discorsi. Comunque, in ogni maniera, se vogliamo parlare di Narciso Parigi come presentatore, ecco, ha queste tendenze Narciso Parigi nella presentazione. Scusate, mi abbasso un attimo perché prendo questo sgabello e facciamo finta di essere al tavolo con la signora, questo è Narciso Parigi, che... deve presentare. Ha delle pause incredibili che sono queste. Allora, aspetta, trovo la posizione. Signori, buonasera e benvenuti ai Caffè Paskowski. Prima pausa, un quarto d'ora. Benvenuti ai Caffè Paskowski. Sono felice di essere ancora una volta 20 minuti qua a presentare questa bellissima serata. E qui viene il bello: quando devi presentare l'artista non ti ricordi il nome, questo è allora, abbiamo adesso un ospite bellissimo, straordinario, fantastico, eccezionale, stupendo. E lì c'è appunto il vabbè, questo era naturalmente, e c'era questo quarto d'ora, vabbè. Comunque un presentatore molto bravo che invece ha lanciato tantissimi personaggi è il signor Arbore, vero? Buonasera Arbore. Allora, io farei come dicevo la volta Nuzio Filocamo, carissimi amici vicini e lontani, buonasera a tutti. Sono veramente molto felice di essere qua, anche perché ogni tanto per me è sempre una felicità farmi rivedere in televisione. Noi sappiamo che la televisione ha lanciato tanti personaggi. Uno dei personaggi che non ha lanciato la televisione, ma ha lanciato il cinema, è senz'altro Bombolo. Bombolo è un personaggio che piace tantissimo, specialmente ai giovani. È un personaggio che ha fatto tantissimi film. Buonasera, Bombolo. È un po', diciamo che è la parte della deficienza acuta per il cinema italiano. Buonasera, Bombolo. Porca miseria, sempre a me tocca fare la parte del deficiente.
Ma io vorrei capire come mai nel cinema sempre le parti del deficiente mi fanno fare. Io mi ricordo che prima di fare il cinema avevo fatto anche l'esperienza come farmacista, però sono stato licenziato subito. Sapete perché? Una volta, mentre lavoravo in farmacia, è entrato dentro un signore che gli faceva male un ginocchio, che non ne poteva più, e io, dubito del botto, gli ho dato una pasticca di Gibalgina. Poi è entrato dentro un altro signore che gli faceva male la destra, che non ne poteva più, e io gli ho dato un'altra pasticca di Gibalgina. Poi è entrata dentro una donna, un pezzo di figliola che faceva paura. È venuta dietro il banco, mi ha detto: figliolo, me vedi? Sono 2 mesi che non vedo più niente. E io gli ho dato 2 gocce di collirio, mi sembra chiaro. Vabbè. E questo era Bombolo, che era un personaggio del cinema, personaggio del cinema. Poi io volevo invece riproporre, perché me l'hanno chiesto molte volte, personaggio Troisi. Personaggio Troisi ha una mimica, grazie. Lo faccio per la signora, perché ha una mimica particolare. E anche Troisi non ha avuto dei trascorsi, diciamo, molto felici, devo dire. Buonasera, Troisi, questa faccia sua sconsolata, beh. Cioè, sta facendo le riprese a chi? Scusi, non sta guardando in due cannocchiali proprio. Là, cioè. C'è una due cannocchiali proprio, cioè. Cioè, si è sempre stufati, no? Tutte le volte che viene presentato un attore, no? Sempre vanno a cercare i trascorsi, no? Pure quando c'è un servizio Novelle 2000, no? Cioè, so, Novelle un uomo, 2000 i cavolati che spara proprio, perché. C'è questa cosa che è la gerici, no? Cioè fanno i fotografie, sempre, per esempio, no? Caveride, no? Cioè un grande cantante di Narciso Parigi, 66 anni, no? Oppure Massimo Ruiz, 33. Cioè Raimondo Pianello, 84, no? Cioè quando ne hai 82? Cioè, quando l'età, Narciso, no? Si può sapere? Cioè su Novelle 2000 non l'hanno messo, guarda, l'età, per questo sono un po' confuso, ecco. Cioè, un fatto dovuto a scorsi, no? Io abitavo in un paese che è stato regolarmente remotato, no? Perché guarda caso, al sud, durano 11-12 anni, un paese, poi cioè, arrivano i terremoti, spazza tutto. Cioè, io avevo un problema con il terremoto, no? Adesso vi racconto questo fatto. Arrivati, mi ricordo, c'era il presidente Bertini, no? Cioè, arriva il presidente Bertini, ma che lui, presidente, tutti i voti c'è sempre il solito coso, guarda, si sembra a cioè, arriva dentro un palazzo pieno di quadri. Bello, buon Dio, quanto è bello, buon Dio, che bello, tutto bello. Buon Dio, quanto è bello questo quadro. Buon Dio, ma quanto è bello questo quadro. Cioè, i soliti cose, arriva quando è venuto a un paese mio, no? Arriva tutti i casi, si è raso terra proprio. Cioè non ci sempre neanche un cammino, proprio. Cioè, tutto in terra, è arrivato un bello, bello, buon Dio, tutto bello. Tutto bello, niente caro, tutto bello, comprate collane, non è vero. Cioè, si fa un marocchino, proprio, guarda. Cioè, è arrivato in un guaglione, c'è 12 anni, non sono un guaglione tutto bianco, no? Cioè, è arrivato il presidente e tu, buon Dio, quanto sei carino, come ti chiami? Cioè, questo ragazzo risposti, mi chiamo Nicole, no? Buon Dio, bisogna fare qualcosa, quanti anni hai? Cioè, un bambino risponde, ho 12 anni, presidente, cioè, bambino. Vabbè, allora vuol dire che ti accontenteremo in qualche maniera, buon Dio, che numero di scarpe hai? E bambino dice, ho 37, no? Cioè, 36, non voglio un 12 anni, 36. Va bene, allora scrivi, segretario, portare a questo bambino Nicola un paio di scarpe numero 42. Cioè, c'ha un bambino, no? Cioè, presidente, c'ha una in età avanzata, no? Cioè, magari non sente proprio bene. Cioè, ha diritto che tengo un 36, cioè 36. E un presidente subito di botti gli risponde: guarda, buon Dio, bambino, che prima che ti arrivano le scarpe porterai senz'altro il 41. Caro presidente. Aspetta. C'è l'ultima cosa, c'è il presidente, questa di un ministro Zamberletti, no? C'è chi se arriva sempre e dice: allora che è successo? Accadendo, dice, è scoppiato un palazzo, proprio buono, allora ci vuole 4 terrazzi, 5 mattoni, c'è queste cose, c'è quelle che fa un cose da ricostruzione, no? C'è scoppia qualcosa di sempre da Zamberletti. Cioè Zamberletti, quando ha fatto un comizio a sto paese remotato, ha detto: guaglio, che bisogna fare qualcosa in ogni maniera. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Gli altri, il roulotte. Questo ha proprio fatto. Ho finito. Narciso Parigi, ci vediamo dopo. Grazie. Ci vediamo dopo. Grazie, molto giù. Grazie, 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 grazie.